Ciao amici di Addicted to Games e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Michele e oggi sono qui per parlarvi di Ghost Recon Wildlands, il nuovo titolo della Ubisoft in uscita il prossimo 7 marzo per PC, PS4 e Xbox One. Si tratta di uno sparatutto in terza persona, cooperativo multiplayer fino a 4 giocatori, open world, mappa open world veramente vastissima. Vi anticipo già che il gioco mi è piaciuto molto, ho avuto modo di provare la versione PlayStation 4, giocata poi su PlayStation 4 Pro. Queste sono le mie prime impressioni, la mia recensione della closed beta. Voglio sentire anche i vostri commenti, mi raccomando, fatemi sapere come vi è sembrato questo gioco. Come funziona Ghost Recon Wildlands? Allora, è un titolo da giocare in cooperativa, in una squadra di 4 giocatori. Possiamo avere insieme a noi o 3 bot controllati dall'intelligenza artificiale, oppure 3 giocatori reali, che possono essere, io ve lo consiglio, 3 amici oppure 3 sconosciuti. Giocare con gli sconosciuti è quasi impossibile. Le missioni di Ghost Recon Wildlands sono varie. Possiamo ad esempio avere la missione di liberare un ostaggio, di ripulire una base, di attaccare un convoglio e così via. Niente di molto eccezionale, però c'è una varietà di approccio molto ampia. Possiamo decidere se affrontare le missioni in modo stealth, se essere il Rambo della situazione e così via. Allora, il gioco può essere giocato esclusivamente connessi al server Ubisoft, quindi dovete avere la connessione internet. Parliamo del motore, della grafica. Graficamente non è niente di eccezionale. La mappa è molto vasta e c'è un bellissimo colpo d'occhio se salite, per esempio, su un altopiano, su una collina, che vi permette di ammirare la mappa nella sua interezza. A me questa cosa è piaciuta molto, anche se la mappa mi ricorda un po' quella di Far Cry. Ora non so se è una mia impressione. Le animazioni sono anche molto ben fatte, queste mi ricordavano The Division. Non so se alcune cose sono prese appunto da altri titoli Ubisoft, è stata una mia impressione, poi non ne ho la certezza. Il framerate è molto stabile, non crolla mai oltre i 25-26 fps, anche nelle scene d'azione più intense. Io darei un bel 9 alla grafica. Audio sorvolabile, le tracce musicali non mi sono piaciute particolarmente. Quando utilizziamo i veicoli abbiamo una radio monofrequenza, stile GTA, che possiamo anche disattivare, però le musiche non mi sono piaciute. Buoni campionamenti delle armi, dei veicoli, però le musiche non mi piacciono. Diamo un 7 all'audio e un 9 alla grafica. Passiamo alle cose interessanti, il gameplay. Il gameplay delle armi ricorda tantissimo quello di The Division. Abbiamo anche un drone che sembra ispirato a quello di Watch Dogs 2, che possiamo usare per marcare i nemici nelle basi, appunto, nemiche. Il drone è molto utile, avremo dei punti abilità salendo di livello che ci permetteranno di migliorare il nostro personaggio, ad esempio rendendolo più preciso, migliorando la gittata del drone e così via. Potremo trovare nuove armi, migliorare il nostro equipaggiamento. Possiamo usare anche dei veicoli, come ad esempio delle jeep, degli elicotteri, degli aerei, dei motoscafi, delle auto civili. Attenzione civili ragazzi, perché se ammazzate troppi civili andate in game over. La mappa è liberamente esplorabile e sembra veramente molto molto vasta. Il gameplay si merita anche questo, anzi, diamogli un 8 sulla fiducia. La longevità al momento non è valutabile perché sarà il vero punto cardine di questo gioco, a mio parere, perché la trama è banale, è dimenticabile. Sostanzialmente noi arriviamo in quest'area, in questa zona, e dovremo ripulire l'area da dei simil terroristi e così via. Insomma, trama molto molto banalotta. Però bisogna vedere quante cose ci sono da fare sulla mappa open world. Se ci saranno molte cose da fare, quindi anche missioni secondarie, secondo me sarà un titolo validissimo. Se si limiterà esclusivamente a missioni primarie e poco altro, sarà un'occasione sprecata. Quindi per ora io do un 8 a questa closed beta, sperando che ci siano tantissime cose da fare su questa mappa vastissima, che spero venga utilizzata al meglio.
Ok, se avete delle domande sul gioco utilizzate i commenti, un bel like e condividete il video, ditemi anche la vostra su questo gioco, a me è piaciuto, lo rigiocherò volentieri magari con voi o con altri miei amici. Ok, fatemi sapere la vostra, un bel like, commentate e condividete. Ciao ragazzi!